amici del blog, bentornati. Oggi nuova collaborazione con l'azienda tedesca Natura Cereal che ha deciso di farmi testare per poi recensire tre tipi di prodotti che mi sono arrivati in questo pacco, spedito il 14 agosto e giunto a casa mia il 18 agosto, quindi molto rapido. Ora vi faccio vedere il contenuto che sta all'interno. Allora, prima di tutto abbiamo un pacco da 500 grammi di bacche di goji. Le bacche di goji sono un prodotto ormai molto conosciuto, somigliano un po' all'ovetta, la frutta candita, e hanno un sapore dolce. Io le ho già assaggiate perché un po' di tempo fa le comprai e sono abbastanza buone. Sulla confezione vi suggerisce di prenderne 70 al giorno o comunque di addizionarle ad insalate, muesli o altri tipi di pasti, altri tipi di portate, quindi potete un po' voi ingegnarvi. Qui dietro c'è la tabella nutrizionale con vari grassi, carboidrati, quindi qua dietro è tutto scritto e dice che è un prodotto vegano, non geneticamente modificato, non c'è glutine. Quindi questo è il pacco che poi scade l'anno prossimo. E le bacche di goji sono dei prodotti che probabilmente arrivano dalla Cina e infatti in Cina celebrano una festa in onore di queste che dura 2 settimane. Io sicuramente le proverò presto e non so come devo un po' ingegnarmi. Il secondo prodotto invece è questo qua. Allora, è questa busta da 1000 grammi ed è una farina di mandorle. Farina di mandorle, gusto nocciola. Che possiamo utilizzare per preparare delle torte vegane o dei biscotti. Quindi questa è la parte, qui non c'è la tabella nutrizionale e poi c'è quest'altra parte che è tutta bianca, anche questa scade nel 2018 ad aprile. Non ho mai trovato una farina di mandorle, che poi possiamo fare anche a casa comprando le mandorle. E quindi sarò molto curiosa. Non sono una cuoca, non so cosa ne verrà fuori, però la proverò. L'ultimo prodotto, ma di questo ne ho avute due confezioni, è questo qua. Sono due scatole di semi di chia. Semi di chia sono quei semi neri che troviamo, questi qua praticamente, che troviamo tipo anche sul pane. Qui ci sono 14 confezioni. Quindi vi faccio vedere le confezioni come si presentano. E contengono 7,5 grammi di prodotto. Bene, facciamo così. Anche qui dietro abbiamo la tabella nutrizionale. Anche in questo caso un prodotto vegano, senza glutine. Non geneticamente modificato, quindi non ci sono OGM e scade a luglio del 2018. Allora, Natural Cereal, trovate il link nell'info box e poi venite a farmi visita sulla mia pagina Facebook e anche sul mio blog per capire un po' di cosa si tratta. Quindi, questi sono tutti i prodotti, vi auguro buona giornata.